Peggy 18. Homefront in multigiocatore significa guerra su vasta scala. Una bolgia completa e totale. Scontri epici fra veicoli. Veloce. Esaltante. Divertente. Homefront in multigiocatore si svolge durante le guerre di occupazione. È la fase in cui l'esercito coreano invade gli Stati Uniti dopo un tremendo attacco MP. Un cyberattacco. Quel che resta dell'esercito degli Stati Uniti cerca ancora di contenere e respingere come può l'invasione coreana. Le battaglie si svolgono in varie ambientazioni, dai vialetti suburbani ai centri commerciali, agli svincoli autostradali, in modo da poter apprezzare una fetta più grande di America. Nel progettare la modalità multigiocatore abbiamo davvero puntato a un'esperienza bellica su vasta scala, per imporci come leader per questo tipo di pubblico. L'abbiamo voluto accessibile, intuitivo, ma soprattutto divertente. E così ci troviamo con fanteria, droni, carri armati, semicorazzati, elicotteri, tutti quanti insieme nei campi di battaglia. C'è un sacco d'azione da tutte le parti. In Homefront sappiamo che se c'è un carro armato in arrivo che salta in aria, c'è un elicottero sulla verticale. Vogliamo davvero integrare tutti questi elementi in un pacchetto compatto e coeso. Quello che vogliamo davvero ottenere è un'esperienza di gioco diversa da qualunque FPS abbiate già visto. La nostra filosofia per i veicoli di Homefront è che deve essere possibile salire a bordo divertendosi subito. Non è il tipo di gioco in cui perdi due ore per imparare come far volare un elicottero. I punti battaglia consentono una vera economia di gioco. Quando compiamo delle azioni nel gioco, ognuna di esse procura dei punti. E con i punti battaglia è stato possibile dare un prezzo a ciascun veicolo e a ciascuna arma speciale. Piuttosto che dire al giocatore, grande, hai conquistato un obiettivo, eccoti un po' di esperienza, possiamo dire, ehi, hai conquistato quell'obiettivo, grandioso, eccoti un carro armato. È possibile comprare di tutto, dai carri armati agli elicotteri, dai droni a munizioni extra per RPG. Il bello dei punti battaglia è poter comprare ciò che si vuole, quando si vuole. Se combattiamo un veicolo e abbiamo bisogno di un nuovo lanciarazzi, possiamo comprarne uno al volo. Homefront è ambientato nel prossimo futuro e questo ci ha consentito di inserire tecnologie in sviluppo come i droni. I droni aggiungono un sacco di modi nuovi e interessanti per combattere il nemico, senza bisogno di rischiare in prima persona. Possiamo apparire nel punto iniziale del gioco e schierare un drone ricognitore per puntare i vari obiettivi. In controllo di terra, tutti partono all'attacco di tre obiettivi. Conquistatone uno, iniziano ad ottenere punti. Raggiunto un punteggio sufficiente, l'intera linea del fronte avanzerà verso la sezione nemica. Non si è sparpagliati in una vasta zona. Si combatte come la fanteria lottando intensamente per gli obiettivi, giungendo a epiche lotte fra veicoli. Controllo di terra si distingue dalle altre modalità basate sugli obiettivi perché consente di lottare per nuovi spazi. Gli obiettivi si sposteranno in posizioni diverse e bisognerà usare nuove strategie una volta raggiunte quelle zone. Perciò in sostanza non ci si limita più a giocare sulla stessa mappa per 12 o 15 minuti, ma si gioca su due o tre mappe diverse perché l'intera esperienza di gioco si muove insieme agli obiettivi. Via via che i giocatori accumulano punti, sul campo di battaglia iniziano ad apparire carri armati ed elicotteri. Il campo di battaglia evolve di minuto in minuto, mostrandoci sempre qualcosa di nuovo. Homefront avrà server dedicati e su console si arriverà a 32 giocatori. Su PC la presenza di server dedicati è ancora più importante. Quando Homefront sarà nei negozi, probabilmente mi rilasserò giocandoci e distruggendo i newbie online. Il bello è che noi sviluppatori abbiamo all'incirca un giorno di gloria. Ed è quando conosciamo il gioco molto meglio di chiunque altro. Passato quello, veniamo regolarmente massacrati da tutti.